AD 12 agosto 1662. Di giovedì la sera fu tirato un archibugiato a Pompeo Petruccio, nativo di Casal di Venere, abitante in Solipaca con moglie e figli, in quel tempo tavernaro di Terranova. Fu colpito con una palletta alla mano sinistra verso le 2 ore di notte in circa. AD 16 settembre, mercoledì, Severino Falato della Guardia, censore qua in Solipaca, citò me, clerico Antonio D'Amore, de deporre per l'archibugiata tirata a Pompeo Petruccio. Questo aveva fatto istanza contro di me, al vicario della guardia. Ma io, di tal fatto, sono netto, e ne so quello che ne sa detto vicario. A tal impegno, io non aveva contro quel tale, non avendomi detto e fatto cosa alcuna. A di 22 settembre, dunque, andai in Cerrito con Cesare Fasano, eletto di Solopaca, e ci colsero 2 frusciate d'acqua che ne perciò tutta la camisa. Io andai per la citazione della scoppettata tirata a Pompeo Petruccio, che io di questa cosa non sapevo proprio che dire. Deposi all'interrogatorio datomi dal vicario, e fatta vedere la deposizione al vescovo, disse che, sotto pena di 500 ducati, non mi doveva partire da Cerreto. Questo mi dava per carcere. Per risolvere la questione mandai mio fratello in Caserta per una lettera di favore del signor principe de Caserta al vescovo per l'impostura dell'archibugiata. Ma poiché detto signor principe già un'altra volta aveva scritta lettera agli ufficiali della corte di Cerreto in favore dell'arciprete de Ponte, non se ne fece cosa alcuna, bensì mi mandò a dire che se voleva poteva avere lettera della signora duchessa di Mataluni o di altri potenti. AD 11 ottobre a ore 22 arrivai in Cerreto. Giunto al palazzo il vescovo Moia diede ordine che fosse carcerato al criminale. Andai per parlare al vescovo e fatta l'imbasciata me fe dire de fare l'ubbidienza e dovetti andare subito carcerato. Nel carcere stivi 8 lunghi giorni. Poi l'archidiacono Giulio Cesare Petronzi parlò al vescovo e accordò per il mandato docati 15 e fui passato al civile, dove stivi giorni 21 e 8, che in tutto sono giorni 29 e mezzo, che si contano uno a uno nel carcere i giorni. Ma per aiutarmi l'archidiacono volle prima 2 misure di farina e un sacco di farro.